siamo qui per la vertenza Unicoop Tirreno, siamo stati convocati dalla regione, tutte le parti sociali e insieme a Unicoop Tirreno, al sistema cooperativo e siamo in rappresentanza del sindacato USB che è stato convocato oggi in regione prima della scadenza della mobilità prevista dall'ufficio Ormel del 13. L'assessore Nappi ha chiamato tutte le parti per cercare di trovare un accordo per evitare e scongiurare la chiusura del negozio di Afragola e l'andata in mobilità di 250 dipendenti. Insomma, c'è stata anche disponibilità da parte dell'assessore di percorrere diverse strade per far sì che la cooperazione rimanesse in Campania e che la società potesse evitare il licenziamento collettivo di tutte queste persone. Siamo in attesa di sapere se c'è qualche accordo che possa portare alla chiusura di questa vertenza positivamente. Noi siamo particolarmente dispiaciuti perché c'è stata la presentazione di un piano da parte del movimento cooperativo che insomma è impraticabile. Sarebbe quello là della cessione al gruppo Catone? No, la cessione del gruppo Catone è stata scongiurata mesi addietro. Successivamente c'è stata la manifestazione di interesse da parte delle cooperative emiliane, nello specifico Adriatica e Vestense. Però diciamo che il piano è stato rifiutato dai sindacati confederali perché ritenuto non possibile applicazione perché prevedeva un'eccessiva un peso enorme e insostenibile per i lavoratori, riduzione delle ore drastiche che non consentono di poter mantenere una certa continuità economica alle famiglie. Quindi noi siamo in attesa intanto che si possa chiedere un maggiore sforzo da parte delle cooperative e insomma che vada nella direzione di trovare un accordo a cui i lavoratori già hanno presentato la loro disponibilità a fare dei sacrifici, ma dei sacrifici che siano accettabili in nome e per questa insegna nazionale, che per noi non può permettersi di abbandonare una regione che è terza nei consumi in Italia e che insomma può rappresentare e rappresenterà sicuramente un'opportunità per il movimento cooperativo di mantenere questa leadership nella distribuzione, ma soprattutto non rappresenterà un disastro economico per la nostra regione e per centinaia di famiglie. Ci racconta anche l'appuntamento di venerdì? Venerdì è la chiusura dell'esame congiunto previsto per la legge sul licenziamento collettivo. È l'ultima data prevista, quella del 13, che avverrà nell'ufficio regionale dell'Ormel e noi siamo qui affinché venga scongiurato il mancato accordo e che si possa trovare un accordo che preveda la soluzione di questo disastro. Grazie.